Questa grinta, Bruno, questa grinta la dobbiamo imprimere ai nostri ragazzi. Benvenuto Bruno, un piacere immenso averti qui con Bruno, te. Bruno, facente uno! Bruno, facente uno! Il centesimo, tanta roba quella. Giornata bellissima, facciamo una cavalcata bellissima della stagione. Il giro d'andata eravamo inguagliati, stile oggi, per cui cerchiamo di fare come avete fatto all'epoca per l'Ascoli di oggi, perché poi quello che rimane è sempre l'Ascoli. Che dire, io qui ho avuto la fortuna di incontrare il presidentissimo che è stato anche il mio testimone di nozze poi nel 90, e ricordo che io andavo via dal Napoli e avevo qualche squadra, c'era l'Atalanta, la Fiorentina, e il presidente disse: vieni a fare una passeggiata qui in Ascoli. E mi ha sequestrato, mi portò a Villa Pigna in albergo, mi ha lasciato in camera, ha levato la chiave e se n'è andato perché aveva paura che io scappassi. Insomma, tutta la notte poi mi portò dentro i suoi uffici, ho avuto un rapporto non bello, ma di più, insomma, una persona che porterò sempre nel cuore, come tutta la città, che mi ha sempre voluto bene. Io ho cercato di ripagare in campo, ma soprattutto fuori, quando sono venuto da allenatore, perché era una situazione disperata, però proprio per l'amore che per questa gente, tante persone. Oggi, tra un momento e l'altro, ho cercato di salutare qualche amico e ho accettato, anche se sapevo che era una situazione disperata, no? Poi la ricorderete meglio di me. Non avevamo neanche l'acqua minerale, i riscaldamenti, i ragazzi facevano le docce con l'acqua fredda. E oggi è tutta un'altra cosa, per cui cerchiamo che, e speriamo che possa riprendere quello che è il discorso dell'Ascoli. Bruno, sarebbero tante le cose da dire, però una cosa, visto che è passato il filmato da te in maglia bianconera con il grande Maradona disse di te che eri il più grande sudamericano dei giocatori italiani. Ma a me costa un sacco di caffè, cioè, pensate che è gratis, l'ho detto. No, vabbè, con Diego c'era un rapporto anche prima di andare a Napoli, ho la fortuna di conoscere Diego dal 79 fino a, diciamo, un anno e mezzo prima che venisse a mancare, perché l'ultimo anno non ci si sentiva più, perché forse gli levavano anche il telefono per poter rispondere, perché insomma hanno un pochino circuito in quel periodo. Però parlo di una persona sotto l'aspetto del gioco, abbiamo visto tutti, no? Quando veniva qua, insomma, quello che ha fatto ha deliziato tutto, però proprio sotto l'aspetto della persona, è una persona come noi, semplice, sempre pronta ad aiutare il più debole e non il più forte. Allora Bruno, siamo qui sul palco, Edoardo Pizzi che voleva farti una domanda. Un grande applauso ad Edoardo, che è stato con Lorella il cuore e l'anima dell'organizzazione di oggi. Grazie a tutti. La domanda che volevo fare... Adesso è buono, eh? Sono buonissimo. Sai come mi chiamo? Pizzi. E ti ricorda qualcosa? Sì, abbiamo parlato di Don Pizzi, che era il mio prete quando io giocavo in parrocchia a Trastevere. E quando t'ha venduto? Ma che è delle tasse? No, è bello. No, vabbè, io avevo 12-13 anni, poi andai alla Lazio, e la Lazio dette a Don Pizzi Francesco, che era il parroco della parrocchia dove giocavamo noi, del quartiere di Trastevere, dette 100.000 lire più delle maglie per giocare, e 10 palloni. 10 palloni e qualche maglia. Sì, è Francesco Don Pizzi, che è venuto a mancare 3 anni fa, io fino a 3 anni fa me lo sono goduto, era 93 anni, una persona straordinaria, anche se era della Roma, però era una persona era straordinaria. Tocca trovarlo. E lui poi mi chiamò, io andai lì e mi dette 30.000 lire, cioè mi dette, non so, il 30%, il 40% di quello che la Lazio aveva dato a lui. Io portai queste 30.000 lire a casa e si è mangiato. Anche tu c'hai un pecca, però, perché laziale, sei trasteverino. Come trasteverino? È un vanto. È un vanto, però è più romano. No, no, no.
questo no, perché c'è questa favola. Diciamo che i romanisti, senza, io ho tantissimi amici romanisti, sono no, sono cacciaroni. Allora, se sono 10, no, su 10 persone, 6 sono loro, i 4 della Lazio sembra che sono 10 della Roma, perché parlano solo loro, e allora diventa, sembra che siano tutti. È un po' la differenza fra noi e gli innominabili, ci vuole. Esatto, esatto. È la stessa cosa. Palazzo Roma è come noi e gli innominabili. A 100 km. Troppo lontano. Troppo lontano. Allora Bruno, abbiamo vissuto bei momenti, adesso c'è Lorella. Un grande applauso per Lorella, che insieme ad Edoardo veramente hanno giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo nottate realizzato un po' tutto questo. Complimenti. Lorella consegnerà a Bruno Giordano un premio. Lorella è il cuore del club veterani. Edoardo il cuore del club pallonari. Circondata da due donne. Marcato stretto. Grazie a voi. Allora Bruno, un'ultimissima cosa. Un piccolo slogan che vorresti, se avessi qui davanti la squadra attuale dell'Ascoli. Una frase che tu vorresti dire dal cuore per cercare di tirarci fuori da questo momento. Che rappresentano un grande popolo, c'è una grande storia fatta di grandi presidenti, grandi allenatori e grandi giocatori. E nei momenti di difficoltà si lavora tutti assieme, per cui di essere squadra e raggiungere l'obiettivo, che anche se è un obiettivo tra virgolette minimo, la salvezza è sempre un obiettivo di vetta. Per cui ecco, di essere squadra e con l'appoggio di tutti voi credo che alla fine possiamo stare qui a giugno un'altra volta a festeggiare. Grande Bruno! Saremo di cuore proprio, vi invitiamo tutti. Grazie Bruno, grazie di cuore.